Amici di Media Boarding, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E questa volta il benvenuto però ve lo diamo da un'isola davvero particolare. Siamo infatti nella Repubblica d'Irlanda, in particolare nella sua capitale, ovvero Dublino. E in questo momento ci troviamo in uno dei prati, adiacente a uno dei prati del Trinity College, che è una delle università più vecchie del mondo, pensate un po', fondata addirittura nel 1592 dalla regina Elisabetta I d'Inghilterra. Vogliamo solo farvi vedere veramente alcuni aspetti di questa meravigliosa e vibrante città, nel vero senso della parola, molto viva, molto attiva, molto così popolata da giovani provenienti un po' da tutte le parti del mondo. In questo giro abbiamo osservato e stiamo osservando insieme a voi al Trinity College con la sua biblioteca che vanta centinaia di migliaia di libri, di testi antichissimi, tra cui questo Book of Kells, che è praticamente un libro fatto a mano dai monaci addirittura nell'Ottocento, ma non nel 1800, nell'Ottocento quello vero, e che è dedicato al Nuovo Testamento. Vediamo la cattedrale di San Patrizio, che è il santo protettore, il centro religioso per tutti gli irlandesi sparsi per il mondo, e non è un caso che il 17 marzo ormai è diventata ricorrenza del santo, ormai è diventata una ricorrenza addirittura di carattere mondiale, celebrata un po' in tutto il pianeta. Facciamo un giro anche in quella che è l'attrazione, pensate, numero uno di questa città, ovvero la birreria dove si fabbricava in parte e si fabbrica tuttora la famosa birra Guinness, la birra nera, quella che somiglia più al caffè come aspetto che a una birra, diciamo, nel senso tradizionale del termine. Pensate all'attrazione più visitata della città, sempre piena, si entra praticamente soltanto con prenotazione. E sicuramente merita anche uno sguardo la parte della città vecchia, che è coloratissima e che richiama anche tutte quelle tradizioni di musica e balli che caratterizzano l'Irlanda. Torniamo esattamente da dove siamo partiti, e quindi dal Trinity College di Dublino, che è un po' potremmo definire il centro culturale, il centro dove si danno appuntamento soprattutto le giovani generazioni, ma non solo. Con questo dall'Irlanda, dalla Repubblica d'Irlanda è tutto, noi vi diamo l'appuntamento a una delle nostre prossime occasioni e vi chiediamo di seguirci costantemente non solo su tutti i principali social network, ma anche sul sito di riferimento mediaboarding.it e naturalmente soprattutto sul nostro canale YouTube il Media Boarding, dove potete trovare centinaia di filmati. Ancora da Dublino un saluto e un bacio a tutti.